alle volte cambiare sembra facile, ma lo è se uno lo vuole veramente. Cambiamenti, Vasco Rossi nel DDT è il demente del giorno. Per noi è un demente, lo so che non è bello parlare delle persone che non ci sono più. Si chiama Glauco Dimini o Dimini, è mancato 2 anni fa, ormai è. E cosa è? Notizia di oggi nel Messaggero ne parlano. Praticamente questo pittore ha lasciato in eredità il suo atelier, una casa, o meglio una villetta, a Berlusconi. Ma dico, ma scusa, con tutta la gente che ne avrebbe bisogno vai a lasciare queste cose? E lui invita, è sempre stato un estimatore del leader di Forza Italia e non solo, e quindi l'ha nominato nel suo testamento, dandogli appunto in via Berlan 27 un appartamento, non è una villetta, è un atelier in viale 20 settembre. Quindi al Berlusca si vede recapitare così un paio di mazzi di chiavi, ecco, fanne ciò che vuoi, fai i festini, non lo so, così almeno esci un po' da Arcore. Poi non lo so, conte voi. Niente, poi il buon uomo di Silvio lo darà a qualche figlia di qualche presidente di Mubarak, nipote di Mubarak minorenne, però fanne quello che vuoi, eredità Silvio Berlusconi. Vabbè. Piove sempre sul bagnato, mamma mia, piove sempre sul bagnato. Voi che ne pensate? È cosa buona e giusta oppure no? È arrivato un messaggio, meglio che dargli la chiesa. Simone, dai, dobbiamo essere buoni.